Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, un video, una rubrica che se riesco porterò settimanalmente, cioè il weekend delle giovanili, dove vi racconterò più che altro, vi dirò i risultati della Juventus giovanile dalla Under 17 in giù. Non metterò dentro Primavera e Under 23 perché per quelle giovanili lì farò un video a parte a settimana, quindi. Questo riguarda da Under 17 in giù, più tutte le scuole femminili, eccetera, eccetera, eccetera. Ogni volta, chiaramente, in base alle notizie che ho la domenica sera. Ovviamente poi chiaramente aggiungerei altri risultati man mano. E dunque cominciamo subito con i 2007, gli esordienti 2007 di Mister Di Benedetto che arrivano secondi al torneo Palio di Asti, dopo aver superato il girone con Area Calcio e Asti, appunto finita 1-0 e 4-1, si sono fermati al secondo posto perdendo la finale con il Torino. Alessio Marco è stato votato però miglior portiere del torneo. Buon debutto per l'Under 15 di Mister Grabbi, scusate se non riesco a parlare bene, ma ho un po' di gola, non riesco a parlare con la voce più alta di così. Buonissimo debutto della Juventus Under 15 in campionato. La squadra di Mister Grabbi batte il Genoa 4-0, le reti di Turco, Anghele e doppietta di Rossi. Un 4-1, 4-1, scusate, 4-1, 4-0. Poi il Genoa è riuscito sul 3-0 a fare il gol della bandiera prima del gol di Anghele, che ha chiuso di fatto i conti. Quindi subito 3 punti per il campionato. Quindi questa si tratta assolutamente di partita ufficiale. Un altro torneo che vede protagonisti però i Pulcini 2010 di Mister Comito, che hanno giocato al torneo liberi, scusate, al torneo solidi e solidali. Girone unico, 4 squadre, tanto divertimento ovviamente. La Juventus ha battuto 2-0 Lazio, 7-0 il Don Orione e 3-0 la Roma. Invece per l'Under 16 una beffa che vi ha rischiato con la prima squadra contro il Napoli. Prima giornata di campionato, Avinovo contro il Genoa. La Juve passa in vantaggio 3-0 col gol di Turco, il rigore di Assi, il gol di Galante, ma poi il Genoa riesce a recuperare e finire il risultato sul 3-3. La Juve era anche rimasta in 10 sul 3-1, però comunque meriti al Genoa per aver trovato un pareggio sinceramente inspiegabile, cioè inimmaginabile. Invece i giovanissimi 2006 di Mister Moschini hanno giocato alla ZTE Cup e sono arrivati quinti. Nel girone erano con il Metta e hanno vinto, contro l'Alcione e hanno vinto, però hanno perso 5-0 con Rapid Viena e 3-0 col Bologna. La finale col Malmo vinta per 2-1. Mentre invece gli esordienti 2008 di Mister Gibin hanno vinto il torneo Sagre di Asti, nel girone battute SCA Asti e Don Bosco, e in finale liquidato 3-0 il Torino, le reti di Macri, Raniero e Viani. Uno dei tornei più belli del weekend ha visto la Juventus di i Pulcini di Mister Saporito vincere il torneo La Passione di Jara, giocato in provincia di Bergamo. Nel girone pareggio con l'Accademia Isola, vittoria 3-1 con la Binoleffe, vittoria netta 5-1 con Lugano. Poi quarti di finale, sofferttissima partita col Monza, finita 3-2 ai calci di rigore dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Poi semifinale vinta 3-0 col Sarnico, finalissima stravinta 7-1 con la SPAL. Complimenti ai ragazzi. E infine c'è gli esordienti 2007 che hanno giocato alla Ravenna Cup, categoria 2006, però abbiamo giocato con il 2007, ma la categoria era per quella del 2006. Gli esordienti di Mister Sacchini non sono usciti ai sedicesimi di finale. Nel girone hanno pareggiato col Gauxi, pareggiato con l'Union Pro, battuta 4-0 Limolese, 4-0 la Wonderful Bari, 2-1 la Binoleffe. Qualificati ai sedicesimi di finale, siamo stati fermati dal Donatello, non so come si pronunci questa squadra, anche perché non so dove gioca, sinceramente. Dunque, ragazzi, questa era una primissima puntata di questa rubrica. Spero di poterne dare molte, molte, molte altre. Sono contento di questa rubrica perché le giovanili mi piacciono veramente, veramente tanto. Spero che vi sia piaciuto il video. Se vi è piaciuto, mettete un bel like, spolliciate e condividete il video. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao a tutti!